Allora, detto questo, direi di iniziare con la prima parte per oggi che riguarda l'aterosclerosi. Perché partiamo con l'aterosclerosi? Perché è un meccanismo fisiopatologico alla base di una delle patologie cardiovascolari più frequenti, e cioè dell'infarto miocardico, della sindrome coronarica acuta. Cosa intendo per aterosclerosi? Per aterosclerosi si intende una patologia caratterizzata dalla formazione e dall'evoluzione di placche lipidiche all'interno della parete dei vasi arteriosi. Queste placche con il tempo crescono, vedremo poi che c'è una vera e propria evoluzione della placca aterosclerotica. Il problema è che oltre un certo livello possono ridurre o ostacolare il passaggio di ossigeno, di sangue e quindi di ossigeno nei territori a valle. L'aterosclerosi è una patologia sistemica, nel senso che va a interessare tutti i vasi e tutti i vasi arteriosi. Cosa vuol dire? Che è estremamente difficile, anche microscopicamente, trovare delle evidenze di un'aterosclerosi venosa. L'aterosclerosi è un processo arterioso, perché è presente nelle arterie, perché è presente nelle coronarie, nell'aorta, nei vasi carotidei, nei vasi periferici di gamba, e quindi ovviamente a seconda della sede può dare problematiche diverse. Se siamo all'interno delle coronarie può dare sindromi coronariche acute, le vedremo poi. A livello carotideo può dare l'ictus ischemico, a livello periferico può dare un'arteropatia periferica. Il meccanismo patogenetico alla base è sempre lo stesso, ma coinvolge il versante arterioso. Perché? Perché in realtà si pensa che il flusso fasico, cioè il flusso sistodiastolico dato dalla contrazione cardiaca, che è un flusso tipico dell'arteria, perché le vene ovviamente hanno un flusso continuo, possa rappresentare un fattore fondamentale per il processo di aterogenesi. Vedremo dopo che ci sono dei meccanismi che fanno sì che si formi la placca e che cresca e che si espanda. Per parlare di aterosclerosi bisogna parlare di fattori di rischio. E in questa slide sono sintetizzati alcuni, perché in realtà sono molto di più, quindi parliamo di quelli principali, dei classici fattori di rischio cardiovascolare. Questo è quello che noi chiediamo praticamente sempre al paziente che ci arriva a visita all'ambulatorio di cardiologia per qualsiasi motivo. Come vedete, sono divisi in due gruppi, modificabili e non modificabili. L'idea è abbastanza semplice: fattore di rischio modificabile è un fattore di rischio che cui io posso trattare, come lo posso modificare, o con lo stile di vita in alcuni casi, oppure con una terapia. Li vedete qui, ripeto, sono i principali, la lista non è completa, però vedete quelli classici: ipertensione, dislipidemia, diabete, fumo, obesità, diete inappropriate, inattività fisica, tutti i fattori di rischio che io posso trattare. Posso trattare sia con i farmaci, posso trattare anche con manovre di tipo sanitario. E poi fattori di rischio non modificabili, che sono sostanzialmente l'età, il sesso, l'etnia e la genetica. Okay? Su questi dobbiamo considerarli, ma purtroppo non ci possiamo muovere per risolverli. Tra i fattori di rischio, sicuramente quello più studiato, il più comune, è l'ipertensione arteriosa e la cosiddetta pressione alta. L'ipertensione arteriosa è un fattore di rischio frequentissimo. Pensate che nel soggetto sopra i 65 anni coinvolge quasi un terzo della popolazione, e è veramente una patologia endemica, e soprattutto è una patologia che purtroppo ancora è poco considerata. Si stima che a ogni 10 mg di riduzione della pressione arteriosa del vostro paziente corrisponde a un rischio di evento cardiovascolare, quindi intendo ictus o infarto o morte cardiaca improvvisa, ridotto del 20%.
Questo è estremamente importante anche se si considera il fatto che l'ipertensione arteriosa, voi tutti avrete, immagino, durante tirocinio fatto il noiosissimo giro pressione, e l'ipertensione arteriosa purtroppo ancora è sottotrattata. Ed è sottotrattata anche perché spesso non sono chiari quelli che sono gli obiettivi da raggiungere del paziente con ipertensione arteriosa. Quella che vedete nella diapositiva è ripresa dalle linee guida, queste sono le linee guida della Società Europea di Cardiologia, le linee guida le vedrete spesso nelle nostre lezioni perché in realtà è su di quelle che si basano la maggior parte delle raccomandazioni. Vedete che parliamo di ipertensione di grado 1 per valori di pressione superiori a 140-90, 140 di sistolica e 90 di diastolica. Lo vedete qua. Perché è importante questo 140-90? È importante perché in realtà questi sono i valori misurati in ambulatorio. O in alternativa in reparto. Sono valori cosiddetti in office. E il paziente, per essere considerato ipertenso, deve avere questi valori misurati durante una visita. Cambia con quelli che sono i valori da considerare nel caso il paziente faccia invece delle misurazioni domiciliari. Sapete che adesso sono molto diffusi. E sono anche abbastanza accurati i misuratori della pressione domiciliare e la misurazione della pressione a domicilio ha valori limite diversi. In questo caso parliamo di 135-85, quindi 5 punti in meno. Questo perché? Perché spesso la pressione misurata dal sanitario in un ambiente, diciamo, non familiare è tendenzialmente più alta perché c'è il cosiddetto effetto camice bianco, quindi c'è una risposta emotiva, reattiva da parte del paziente che porta a un lieve aumento della pressione. Questo per dirvi che quando si parla di ipertensione dentro una struttura, di una misurazione dentro una struttura, parliamo di 140-90, i target da consigliare a casa al nostro paziente quando se la misura per i cavoli suoi sono 135-85. Se andiamo a vedere quelli che sono i target, per esempio, del monitoraggio pressorio delle 24 ore, quello che in maniera scorretta viene chiamato Holter pressorio, in realtà Holter, signor Holter, c'ha niente a che vedere con il monitoraggio pressorio, i valori che io devo riscontrare al monitoraggio pressorio sono ancora più bassi, ok? Quindi questo prendetevelo come cutoff, ma in realtà ricordatevi che questo cutoff cambia a seconda di dove sono, dov'è il mio paziente in quel momento. Vedete anche una seconda cosa, che non c'è un valore di pressione troppo basso, ok? Questa è una vecchia diceria spesso tramandata da alcuni colleghi, soprattutto che lavorano sul territorio. Di non lavorare su pressioni troppo basse. La riduzione degli eventi cardiovascolari con l'abbassarsi della pressione è una riduzione lineare, tant'è che le linee guida segnalano come ottimale sotto 120, senza dare un limite troppo basso. Il limite dipende dalla fisiologia del paziente, ma c'è da dire che se io ho sotto 120 di sistolica, posso avere pure 100. Okay. Se sono magari una donna, giovane, magra, posso avere pure 100. Se non ho sintomi, se sto bene, se riesco a fare tutte le mie attività, a me 100 di sistolica va benissimo. Non va interrotta la terapia, non va sostituito il farmaco, non vanno dati ipertensivanti, come classicamente si fa, solo perché uno ha paura del rumorino, concetto fondamentale. Si valuta la clinica, non il numerino. Perché l'ipertensione arteriosa è un problema? L'ipertensione arteriosa è un problema per un motivo molto semplice. L'ipertensione arteriosa sul lungo periodo aumenta il poscarico del ventricolo sinistro. Cosa vuol dire? Vuol dire che aumentando la pressione del sangue all'interno dei vasi, parliamo di cuore sinistro, quindi l'aorta, sostanzialmente parliamo di aorta,
aumenta la pressione in aorta, il mio ventricolo sinistro si trova una pressione aumentata e deve spingere con più forza, perché deve superare, per spingere avanti il sangue, una pressione in aorta aumentata. Questo aumento della forza richiesta al cuore per spingere fa sì che sul lungo periodo, l'ipertensione da un danno cronico, sul lungo periodo, il mio cuore farà quello che fanno tutti i muscoli, cioè deve lavorare contro una resistenza aumentata, si ipertrofizza, aumenta la massa, come vedete qui. Il cuore di un iperteso cronico classicamente è un cuore rimodellato. L'ipertrofia da ipertensione, la cosiddetta cardiopatia ipertensiva, altro non è che un aumento della massa cardiaca per far fronte alla richiesta di più spinta. Qual è però il problema? Che questo aumento della massa cardiaca vuol dire anche che il cuore richiede più ossigeno, perché ovviamente più il muscolo è grosso e più aumenta la richiesta di ossigeno. L'aumento della richiesta di ossigeno sul lungo periodo, se esagerato, porterà a un disequilibrio, a un mismatch tra l'offerta, cioè quello che arriva col sangue, e cioè le coronarie, e la domanda, che invece è aumentata data dall'aumento di massa, e quindi porterà, se non la trattiamo, per l'appunto, verso un disequilibrio tra l'offerta e la domanda, e quindi, parole povere, scompenso cardiaco. Come si lavora per quanto riguarda la pressione? Allora, abbiamo visto che la pressione si divide in 3 gradi, questo c'era anche nella diapositiva di prima, qua viene ripreso, 140-159 ipertensione grado lieve, parliamo di sistolica, 160 ipertensione di grado moderato, sopra 180 ipertensione di grado severo. Ora vedete qua che il nostro trattamento dipende sia da quanto sono i valori di pressione del nostro individuo, ma anche da qual è il suo stato in termini degli altri fattori di rischio. Cioè l'ipertensione si dice che è un fattore di rischio additivo, soprattutto su alcune condizioni, tra cui il diabete. L'ipertensione lavora non semplicemente sommando il proprio contributo, ma addirittura aggiungendo qualcosa in più. Il messaggio qual è? Se l'ipertensione ha un suo profilo di rischio, il diabete ne ha un altro, avere un paziente con entrambi i fattori di rischio non vuol dire fare la somma, ma lavorano in concerto per creare una aterosclerosi, quindi quel paziente è ancora più a rischio di quello che dovrebbe essere. Qua vi fa vedere come viene considerato il paziente in base sia ai valori di pressione che ai fattori di rischio. Vedete, per esempio, che già avere il diabete, anche senza danno d'organo, quindi anche senza alterazioni strutturali del cuore, dei reni, delle carotidi, già mi porta a un paziente che deve avere una pressione più bassa del normale, altrimenti è già un paziente ad alto rischio. Stesso discorso, per questo CKD vuol dire chronic kidney disease, per l'insufficienza renale, ok? Sono tutti fattori di rischio cardiovascolari che, nel caso il nostro paziente sia iperteso, hanno un effetto additivo. Se abbiamo un paziente già con danno d'organo, e lo vedete nella riga bassa, questo qua, già indipendentemente dai valori pressori, è un paziente considerato ad alto rischio. Ok? Quindi il messaggio fondamentale: valgono i valori di pressione, ma vale anche quella che è l'anamnesi e il profilo di rischio cardiovascolare completo. Dislipidemia. Allora, anche qui lavoriamo solo sulle basi, perché ci sarebbe tanto da dire sia sull'ipertensione che sulla dislipidemia. Concetti fondamentali: questo è il metabolismo delle varie lipoproteine, il colesterolo, i trigliceridi che avete nel sangue non viaggiano in forma isolata, ma viaggiano agganciati a delle strutture che si chiamano lipoproteine. Non mi interessa che sappiate bene tutto il metabolismo, non è una lezione di biochimica, mi interessa che sappiate che esistono diverse lipoproteine
che hanno un significato clinico diverso. Nello specifico, qua vedete le principali, mi basta che sappiate alcuni concetti fondamentali. Esempio, i chilomicroni sono quelli che portano il colesterolo e i lipidi assorbiti a livello intestinale al fegato, ok? Quindi sono i responsabili della prima tappa dell'assorbimento dall'intestino al fegato. Perché ne parlo? Perché ci sono dei farmaci che limitano questo assorbimento e quindi agiscono riducendo il colesterolo circolante. La parte del leone la fanno le LDL, cioè le lipoproteine a bassa densità. Si chiamano low density lipoprotein. Perché sono importanti le LDL? Le LDL sono importanti perché sono le lipoproteine, cosiddetto quello che una volta veniva chiamato colesterolo cattivo. Si può dosare ovviamente nel sangue, e cioè quelle lipoproteine che cariche di colesterolo vengono captate a livello dei vasi endoteliali e sostanzialmente passano all'endotelio e sono il primo fattore scatenante per l'insorgenza della placca. Parlo di LDL perché mentre una volta si lavorava sul colesterolo totale come marcatore di dislipidemia, di ipercolesterolemia, adesso si valuta l'LDL. Questo perché il colesterolo totale in realtà è dato dalla somma, anche vedete, di altre lipoproteine e della somma delle HDL, che invece è quello che viene chiamato colesterolo buono, che in effetti fanno l'opposto, cioè trasportano il colesterolo dalla periferia verso il fegato perché venga smaltito. Quindi, né in questo caso, da un punto di vista pratico di linea guida, vediamo che quello che fa fede attualmente, quello che andrebbe chiesto ai nostri pazienti per vedere se hanno un'ipercolesterolemia, sono le LDL. E anche qua vedete che il trattamento è molto simile a quello che abbiamo visto per l'ipertensione arteriosa. Cioè c'è una tabella dove sulla ascissa ci sono i valori di colesterolo, qua c'è anche il rapporto tra millimoli su litro, derivazione anglosassone, milligrammi decilitro, che è quello che vedete nei nostri esami di laboratorio, e il rischio cardiovascolare. Anche in questo caso diciamo, il messaggio è sempre quello: valori bassi di colesterolo in paziente con un rischio cardiovascolare globale basso è un paziente a basso rischio, paziente verde, e quindi vedete che in questo caso il trattamento dell'ipercolesterolemia può essere semplicemente cambiamento dello stile di vita, norme igieniche, cosa intendo? Dieta, intendo attività fisica, in alcuni casi alcuni autori inseriscono anche un'integrazione alimentare a questo livello. Paziente con alti livelli di colesterolo, paziente per esempio in prevenzione secondaria, che vuol dire prevenzione secondaria, che ha già avuto un evento cardiovascolare e quindi gliene devo prevenire un secondo perché prima l'ha già avuto, vedete che lo stile di vita da solo non viene, comunque consigliato, ma non basta. Bisogna lavorare sulla terapia farmacologica. Di cosa, cosa penso quando penso a terapia farmacologica? Soprattutto alle statine, che penso conosciate tutti come classe farmacologica, che in realtà sarebbero inibitori delle HAMG e enzimare riduttasi, molto più semplicemente abbreviate con statine, che sono i farmaci più utilizzati e più utili per la riduzione del colesterolo, soprattutto per la parte dell'LDL. Le statine sono estremamente utili, sono un farmaco salvavita in alcuni casi. E in alcune realtà, soprattutto in Italia, vengono sottoprescritte e sottoutilizzate. Questo perché c'è il percepito, anche qui, diciamo un po', voluto da alcune categorie, che la statina porti
inevitabilmente all'evento avverso classico che è la mialgia. Io penso che tutti voi abbiate avuto almeno un'esperienza di una paziente, di un paziente che dice: ah, ho iniziato a fare la statina, non la riesco a tollerare perché mi fanno male i muscoli, perché il mio medico di base ha detto che questa una medicina fa male ai muscoli e quindi me l'ha tolta. Sono cose che noi sentiamo tutti i giorni, purtroppo. In realtà la mialgia vera, la statina, cioè quella data da una lisi cellulare, quindi un aumento della CPK sostanziale, parliamo di 3 volte sopra i valori di norma, molto rara, parliamo del 3% circa di tutti i pazienti con statina. Se sentite in Italia, è passata ormai la leggenda metropolitana e pare che tutti quelli con la statina abbiano dolore ai muscoli. In realtà la condizione non è legata alle statine, si risolve da sola nel giro di qualche giorno se il paziente ha la pazienza di aspettare. Alternativa alla statina, ma di efficacia ridotta, è l'ezetimibe, che è un inibitore dell'uptake di lipidi a livello intestinale, quindi lavora sull'assorbimento. Ve li accenno, ma in realtà solo per conoscenza, una nuova classe di farmaci ipolipemizzanti, semplicemente perché sarà quello che spero voi vediate estendersi tra un paio d'anni per quanto riguarda la terapia del colesterolo, per quando iniziate a lavorare, che sono gli inibitori APCSK9. Sono farmaci innovativi, semplicemente perché non sono farmaci convenzionali, sono in realtà anticorpi, okay? Quindi sono terapia a tutti gli effetti, terapia autoimmune mirata. Sono anticorpi che vanno a interagire specificamente su questa proteina dal nome innominabile che si chiama PCSK9. Cosa fa il PCSK9? Il PCSK9 come proteina si lega ai recettori per gli LDL e dà l'ok affinché vengano smantellati. Cioè il PCSK9, quando si attacca al recettore, il recettore sta sul fegato, dice alla cellula epatica: questo recettore non lo utilizzare più, smantellalo. E quindi fa sì che le particelle di colesterolo LDL non vengano captate dal sangue, rimangano nel sangue, non vengano internalizzate. Se noi andiamo a bloccare la proteina PCSK9 con l'anticorpo, il recettore LDL non viene più distrutto, non viene più smaltito. Aumenta la concentrazione di recettore dell'LDL nel fegato e quindi le particelle di LDL nel sangue vengono portate via dal circolo. Cosa vuol dire questo in clinica? Innanzitutto che è un farmaco senza effetti collaterali perché è un autoanticorpo e lavora su una singola proteina, quindi non dà nessuno dei problemi classici che danno le statine. Seconda cosa, è estremamente efficace. Parliamo di riduzione dei livelli di colesterolo dal 50 all'80%. Terza cosa importante, e che vedrete quando vi capitano questi pazienti, non è una compressa, è un'iniezione sottocutanea. I dispositivi di somministrazione sono molto simili alle pene da insulina. Il paziente fa una somministrazione sottocutanea ogni 2 settimane, invece che prendersi la compressa tutti i giorni. Potete capire come anche a livello di accettazione della terapia e di compliance è un passo avanti fondamentale. Ancora li vedete poco utilizzati semplicemente per un problema di costo e di prescrivibilità. Spero che tra un paio d'anni, quando uscite e andate a lavorare, li vediate più spesso. Come valuto il rischio cardiovascolare globale del mio paziente? Allora, questo è quello che si faceva fino a un po' di tempo fa, cioè la carta score si chiama, lo vedete in alto. Questa carta è sponsorizzata dalle linee guida per il controllo dei fattori di rischio della Società Europea di Cardiologia. Ed è abbastanza semplice. L'idea è di utilizzare pochi parametri, perché vedete che qua
abbiamo solo la pressione sistolica, manco la diastolica, il colesterolo, l'età, il sesso e il fumo attivo e fumo non attivo. Andando a vedere, a incrociare questi vari fattori, per esempio, una donna fumatrice di 60 anni con una pressione sistolica di 160 e un colesterolo totale, vedete, questo è in millimole su litro, ma c'è anche milligrammi decilitro, abbastanza elevato, ha un rischio del 3% di farsi un infarto o una complicanza cardiovascolare fatale. Ok? C'è scritto qua. Questa carta non valuta il rischio cardiovascolare globale, non valuta il rischio che il paziente ci faccia un infarto e sopravviva. Si valuta il rischio che il paziente faccia un infarto e ci rimanga. Parliamo di rischio cardiovascolare fatale, ok? Come capite, questo tipo di rischio è tutto sommato poco interessante, in quanto preferiremmo avere qualcosa che ci stratifichi il rischio anche di eventi non fatali. Il paziente fa un infarto, fa un ictus. Non è detto che per forza ci rimanga, anzi, molto spesso. Non è così, il mio paziente fa un evento di scompenso cardiaco acuto, non è assolutamente detto che sia fatale, quindi la maggior parte degli eventi cardiovascolari del 2021 per fortuna non sono fatali. Questa carta del rischio è rimasta un po' indietro. Altra cosa da considerare di carte del rischio così, ne esistono in realtà due, questa è quella per i paesi considerati a basso rischio cardiovascolare globale. Ce n'è un'altra che è molto più rossa per i paesi considerati a rischio cardiovascolare alto, cioè quelli con più di 150 morti per 100.000 abitanti. Quello che viene indicato adesso è una gestione, se vogliamo, un po' più semplice, nel senso che non devo andare a incrociare niente, ma un po' più omnicomprensiva, ok? Sicuramente migliore. Che stratifica sempre i pazienti a rischio basso, moderato, alto, molto alto, ma lo fa in base ad altri criteri che non sono quelli che vedete nello score. Sostanzialmente lo score rimane solo per le categorie di rischio basso. Considerate anche una cosa che non ho detto, ma che si può vedere, come vedete, le carte del rischio in questo caso valgono dai 40 ai 70 anni. Non ho carte del rischio sopra i 70 anni, questi pazienti non li posso stratificare con lo score. Nella visione più recente, chiamiamola semplificata, in realtà non è semplificata, è solo migliore, abbiamo altri parametri che non vengono presi in considerazione nello score. Per esempio, paziente diabetico, vedete qua, già per il fatto di avere il diabete, è un rischio alto, ok? Soprattutto se ha accanto a sé un altro fattore di rischio. Paziente diabetico giovane, cioè con la durata del diabete dalla diagnosi sotto 10 anni, che ha solo il diabete, non ha altri fattori di rischio, è già a rischio moderato. Questo, per esempio, era un fattore di rischio che non era compreso nello score. Altra cosa, vedete l'insufficienza renale. Qui si lavora sul filtrato renale. Va bene anche quello calcolato, quindi dai valori di creatinina, un'insufficienza renale già moderata mi dà un rischio cardiovascolare alto, un'insufficienza renale severa mi dà un rischio cardiovascolare molto alto. Un paziente che ha già fatto un evento cardiovascolare, queste sono riprese dalle linee guida che avete visto prima, quindi un paziente che ha già fatto un infarto, già solo per il fatto che ha già fatto un evento cardiovascolare, e questo è tautologico, è un paziente a rischio molto alto. Ok, queste stratificazioni mi servono anche per impostare la terapia. Come abbiamo visto prima, l'idea è quella sempre di un trattamento mirato. Andiamo adesso a vedere in effetti questa aterosclerosi come si esplica, cosa va a modificare all'interno del nostro vaso e quella che è anche la patologia microscopica. Come abbiamo detto, il primum movens è la lipoproteina a bassa densità, l'LDL.
L'LDL viene internalizzata, quindi passa l'endotelio e si deposita tra l'endotelio e la tonaca media, la tonaca muscolare. Ok? Dove succede questo processo? Soprattutto nelle zone di flusso turbolento, per esempio le biforcazioni vascolari. Questo perché? Perché in un tubo dritto, quindi un flusso laminare, il flusso laminare di per sé non è in grado di dare danno o alterazione di tipo meccanico sull'endotelio. Nel momento in cui il mio vaso si biforca, quindi nel momento in cui io gorghi, nel momento in cui il mio flusso da laminare diventa turbolento, l'alterazione del flusso fa sì che io abbia un aumento dell'infiammazione, un danno anche meccanico dato dalla turbolenza. Questo aumento della turbolenza fa sì che l'endotelio mi vada a danneggiarsi e mi vada a esprimere delle molecole di adesione che poi serviranno a leucociti per far partire la placca. E che vediamo qua. Sostanzialmente in questa figura abbiamo come evolve la placca nel tempo. Questo è il paziente senza aterosclerosi. Questo è il paziente in fondo con aterosclerosi conclamata. Considerate che l'aterosclerosi è un processo cronico, ma è un processo che parte prestissimo. Si è visto che già all'età di 3 anni l'essere umano inizia ad avere un rimodellamento di tipo aterosclerotico dei propri vasi. Okay? Vedete, bambini di 3-4 anni già hanno attivato questo tipo di meccanismo. Cosa succede? LDL, ripeto, tra l'endotelio e la tonaca media. L'endotelio attivato, infiammato, esprime molecole di adesione. Il leucocita che vedete qui arriva, viene agganciato, rotola, si attacca alle molecole espresse dall'endotelio e ai recettori infiammatori, passa tra l'endotelio e la media. Ok, questi parliamo sostanzialmente di macrofagi, che quello che fanno è semplicemente il loro lavoro di spazzini, quindi vanno a internalizzare l'LDL. Internalizzando l'LDL, soprattutto se la concentrazione di LDL è molto alta, il macrofago diventa una cellula squamosa, cellula squamosa è macrofago che si vede che ha un citoplasma ricco di vacuoli di lipidi. Il macrofago intossicato dai lipidi muore, espone a sua volta fattori per l'infiammazione, fa partire quella che è la lesione iniziale, che è la stria lipidica. Okay? Per stria lipidica intendo la porzione formata da endotelio attivato, colesterolo e macrofagi morti, quindi parte di placca vera e propria che dà origine poi a un'espansione, a un'evoluzione dell'infiammazione e tonaca muscolare. Aumentando l'infiammazione vengono chiamati altri globuli bianchi. L'infiammazione fa sì che ci sia poi un aumento della produzione anche di collagene, anche di connettivo, e quindi una ristrutturazione proprio della parete vasale, una neovascolarizzazione, perché l'infiammazione stimola anche la formazione di vasi all'interno del vaso stesso, i cosiddetti vasa vasorum, cioè i vasi che vanno a irrorare, microscopici, che vanno a irrorare la parete muscolare dei vasi più grandi. Come vedete, la struttura finale è quella della placca vera e propria, vulnerabile, che vediamo qui, cioè una struttura che è importantissimo da capire, non è semplicemente una stratificazione di colesterolo e calcio, quindi di materiale inerte, ma è un ecosistema estremamente attivo, in grande evoluzione e soprattutto che può creare problemi da un momento all'altro. Questa è la placca vera e propria nella sua totalità. Vedete che è formata da diverse strutture,
La placca nelle sue fasi iniziali tende ad estendersi verso l'esterno, verso la tonaca muscolare, questo perché la tonaca muscolare è elastica e quindi riesce in qualche modo a espandersi. Quando la placca cresce troppo di dimensioni, allora va ad aggettare anche verso il lume del vaso, che può essere una coronaria, ripeto, un altro vaso arterioso. E andare a gettare nel lume della coronaria fa sì che si riduca la portata di quel vaso. Quello che vedete qua è, come abbiamo detto, un processo formato in cui abbiamo una parte centrale compresa di scarti, macrofagi, vedete cellule squamose, linfociti T, è una zona estremamente instabile, si chiama core lipidico o core necrotico, proprio perché è tutto materiale sostanzialmente inerte o deceduto, e abbiamo una zona di rimodellamento, di ripopolazione fatta da connettivo, sostanzialmente, che separa il core necrotico dall'endotelio e quindi dal lume. Questa zona di connettivo data dal rimodellamento della placca si chiama cappuccio fibroso, ok? Estremamente importante il cappuccio fibroso, perché il cappuccio fibroso è l'unica cosa che mi separa gli antigeni protrombotici e proinfiammatori presenti in grande quantità all'interno del core lipidico dal flusso di sangue, ok? Tutte queste cose sono separate dal cappuccio fibroso. Cappuccio fibroso che può essere o di buone dimensioni, come vedete qua nella figura centrale, e quindi i marcatori di infiammazione, i marcatori protrombotici, i fattori di attivazione piastrinica rimangono ben distanti dal flusso di sangue, la mia placca progredisce nel tempo, è un discorso di anni, e piano piano mi va a chiudere progressivamente il lume del vaso, come vedete qua, oppure il mio cappuccio fibroso è molto sottile e soprattutto, ripeto, su biforcazione a seguito di insulti meccanici o a causa di altri fattori che vediamo poi, possono essere locali o sistemici, cappuccio fibroso si rompe. Cosa succede quando si rompe il cappuccio fibroso? Questo è un meccanismo fisiopatologico fondamentale, perché è quello che spiega l'infarto classico. Ok, dopo la prossima volta faremo la lezione sulla sindrome coronarica acuta e sull'infarto, ma l'infarto di tipo 1, quindi l'infarto classico, ha come meccanismo fisiopatologico proprio la rottura del cappuccio fibroso. Il cappuccio fibroso si rompe, questo grosso core necrotico espone marcatori protrombotici e attivatori del fibrinogeno e delle piastrine. Le piastrine fanno quello che fanno di solito, fanno il loro lavoro, si aggregano, formano il trombo, ok? La formazione del trombo porta alla chiusura rapida, ok? Parliamo di secondi del vaso per la sua totalità. Questo meccanismo spiega anche un concetto fondamentale. Cioè, perché il paziente con l'infarto acuto, quindi è un paziente che sta bene e poi di colpo, nel giro di pochi minuti, sviluppa dolore toracico, sviluppa la sintomatologia, sviluppa un'occlusione totale del vaso e quindi una necrosi, poi a valle, perché se una coronaria si chiude in maniera improvvisa, non passa sangue, quella zona di miocardio può andare incontro a necrosi, ok? Classico infarto. Per questo meccanismo qua, cioè il paziente ha un'aterosclerosi che evolve anche in maniera silente nel corso degli anni, perché non è necessario che la placca che poi rompe sia grossa, posso avere placche anche che occupano il 40% di una coronaria, quindi da sole non dare nessun tipo di problemi. Nel momento in cui si rompe il cappuccio fibroso, cioè il trombo sulla placca, e il trombo sulla placca si manifesta nel giro di pochi secondi,
io passo da un'aterosclerosi, quindi un processo cronico, a un infarto acuto, ok? E quindi questo spiega perché il mio paziente può anche stare bene fino a che non ha l'infarto. L'infarto non è quasi mai dato da una situazione come quella che vedete qui nel box centrale, cioè di stratificazione progressiva e cronica. Questo è più un quadro che porta, vedremo poi, a fenomeni anginosi. Il trombo su placca è quello che dà l'infarto, cioè quello che dà la risposta acuta in termini di clinica, perché il trombo, come abbiamo detto, si manifesta subito e chiude completamente il vaso. Le placche si possono andare a distinguere anche instabili, come vedete qua, e instabili, a seconda di quella che è la probabilità che mi si rompa il cappuccio fibroso e che quindi la nostra placca si possa rompere e creare il trombo acuto. Più è, diciamo, probabile che quella nostra placca si rompa, e più la diamo per instabile. L'evoluzione, la rottura di una placca, abbiamo già accennato, dipende da una serie di fattori che possono essere sia sistemici che locali. Vedete, quelli sistemici sono quelli che abbiamo già detto: dislipidemia, aumento della pressione, insufficienza renale, alterazione della coagulazione, ovviamente, e fattori locali. In questo caso, adesso vediamo un paio di esempi. Parliamo di dimensioni e sede della placca. È ovvio che una placca più è grossa e più è facile che si possa rompere, ma soprattutto anche, per esempio, lo spessore del cappuccio fibroso. Due esempi in macroscopia, giusto per darvi un'idea di che cosa parliamo in termini pratici. Questa è una sezione trasversale di una coronaria. Vedete che la coronaria di per sé ha un lume molto ridotto, questo bianco, rispetto a quello che probabilmente era il lume originale. Questo che vedete sulla destra è il core lipidico. Questa però è una placca stabile. Perché è una placca stabile? Perché in realtà siamo fortunati, cioè non siamo fortunati perché ovviamente è un reperto autoptico, quindi diciamo la fine è, purtroppo è quella che è. Però presa da sola questa placca, vedete, ha un cappuccio fibroso, questo è tutto connettivo, vedete, sono tutti tralci di connettivo, ha un cappuccio fibroso molto spesso, molto grosso, che separa i fattori protrombotici e proinfiammatori del core lipidico dal lume. Questa è una placca che si è sviluppata nel corso di decenni, probabilmente, perché vedete, è di belle dimensioni, è circonferenziale, però è una placca che difficilmente mi porterà alla formazione del trombo. Core necrotico tutto sommato piccolo, grosso cappuccio fibroso con tanti tralci, vedete, che separano il core lipidico dal lume. Discorso diverso è questa placca qua. Qua, se vedete, il lume residuo, forse pure maggiore di quello del preparato che abbiamo visto prima, però notate un paio di cose. Uno, un grosso core lipidico centrale, questa è tutta area di necrosi. Due, un cappuccio fibroso estremamente sottile, vedete quanto è piccolo. Questo qui è un cappuccio fibroso che salta con buona probabilità. E saltando questo cappuccio fibroso, la probabilità che si formi un trombo che vada a occludere la parte residua del vaso è estremamente probabile. Ok, allora, che ore sono? 9:20. Facciamo un quarto d'ora di pausa, quindi fino a 9:35, e poi andiamo a parlare della lettura dell'ECG e del dolore toracico. Quindi pausa, ci vediamo alle 9:35.